reportage di tutti i momenti che stiamo passando e vivendo lì. Questa sera ci sarebbe una sezione dedicata a Primavera Araba. Questo è il programma per mercoledì oggi. Mercoledì 5 cinema. Cinema, teatro, spettacolo, cabaret. No, io sono afghano. È un festival underground. No, gratis. Gratis? Gratis. Però al Lido. Qui dietro abbiamo l'ospedale vecchio, l'ospedale abbandonato, che è stato abbandonato definitivamente in 2006, e dentro abbiamo un luogo super sacro per il mondo di arte visiva, cinema, teatro, cioè c'è una sala di teatro che si chiama Teatro Marinoni. Purtroppo è abbandonato e noi abbiamo deciso di, insieme con altri cittadini della città, di occuparlo e nello stesso periodo del Teatro Marinoni, della mostra del cinema, fare un festival. Se volete andiamo, seguiamo la via e poi vedete quanto è bello questo posto. Prova, 1, 2, 3. Com'è? Io scelgo di far presente, di evocare. Allora, di me non la dici, non crea, guarda, non ti giunge, certo, ma se è, ti va a dire, aiuta. Afghanistan 2014 vuole dunque porsi come punto di raccordo fra soggetti diversi, come centro di raccolta di articoli e espressioni culturali e artistiche e come osservatorio sull'andamento della questione afghana nei 3 anni che ci separano dal 2014. Oggi, come nell'89, c'è un'incognita fortissima, cioè cosa succederà? Chi tornerà? Chi tornerà a comandare l'Afghanistan? Decifrare le situazioni in paesi come possono essere l'Afghanistan, l'Iran, è qualcosa di quasi impossibile. E allora chi sono i talebani? Chi sono veramente i talebani? Questo è un interrogativo che, non essendo ancora stato in Afghanistan, non so. Anche io non ho risposto. Chi sono? Sono Prego. Secondo me il resto facciamo dopo del film. Così. Per questo siamo veramente in attesa di sentire le vostre domande, i vostri pareri. Buona visione. Questo documentario, come l'idea, noi abbiamo pensato e sarà questo l'urlo di una generazione dell'Afghanistan. E pone delle domande reali su una prospettiva
dell'Afghanistan, i quali attualmente non hanno risposta. Uno, ci sono dati ricavabili da agenzie stampa, dati ricavabili da libri, ma dall'altra parte il titolo è Afghanistan 2014, uno sguardo avanti, quindi possiamo solo farci delle domande, cercare delle risposte, certo magari analizzando quello che è il background, come ho detto prima, però per forza è un'inchiesta. Sì, ma infatti secondo me il documentario è molto, offre anche una prospettiva molto ironica riguardo a questa, poi secondo me è esplicitata verso la fine quando i vari discorsi, le voci dei vari conferenzieri si sovrappongono l'una all'altra creando un frastuono insopportabile. Okay.